ricordate che siamo in partnership con Instant Gaming, quindi per i giochi cliccate sul link e andate a leccarli tutti. Partecipate anche al giveaway, amici, che potete partecipare anche al giveaway, mi raccomando. Poteva anche non esserci il finale. Sì, è vero. Allora, questo gioco è così bello che le sue recensioni su l'internet erano tutte negative. Quindi non vedo l'ora di assaporare anche quest'altro gioco, Penitenza. Sento già del dramma. Sentite il dramma? Sentite il dramma? Io lo sento. Una torta, delle candele. Niente. Finito. Il gioco giusto per noi. Cos'è? Perché è partito il coro di Halo? Buon comple! È vero, la mamma di Marta. Auguri! Qualcuno di questi è colpa tua. Il 99% di questi è colpa di Simon. Quindi andatevela a prendere con lui. Però guardate lì che grafica. Che grafica, ragazzi. Perché Prime Game non mi funziona? Gigi, sai che non lo so? Pure Sofficino fa gli anni, e quindi questo è anche per Sofficino. Augù. Ragazzi, ma è la stessa casa di prima. È un sequel! Fregati! È un sequel! È un sequel! Quello che non sapevamo! Tutto chiuso! Vedi, anche qui è tutto chiuso! Pensa positivo, sai già dove si trovano le varie stanze! È vero! Chiave nell'inventario... Ma io sento qualcuno che si sta facendo una doccia, è normale? No, è tutto chiuso! Però il frigo è uguale! Facciamo penitenza del gioco di prima. Come si chiama quell'horror? Quale? Fra poco l'horror è la mia vita. Chi è che sta facendo la doccia? Credo che sia qui. Perché qui... Aspetta. C'è qualcuno che... piange di... Quello di prima si chiamava Madness of Death. Dubito che tornerai in questo posto, però ti ho lasciato le chiavi dell'ufficio nella dining room. Spero che tu sia contento del tempo passato qui adesso che lei se n'è andata via. Ok, quindi devo trovare il dining room. Che cazzo è il dining room questo? Sì, la chiave dell'ufficio. Easy. Father Day è staccato. Può essere, sì. La chiave dell'ufficio è questa, quindi infiliamola. Voilà, salve. Buongiorno. Una VHS, però noi non le abbiamo. Perché è tutto buio qui, ma nessuno ha aperto le finestre. Chiave della scrivania. Ok, prendi la cassetta di Lilith quando te ne vai. Va bene, prendiamo la cassetta di Lilith. Apriamo questo cassetto. Apriamo questo cassetto. Voilà. Cassetta di Lilith fatta. Collezione di poesie. Non ci interessano, noi siamo ignoranti. Voglio ignorarmi le poesie. Una storia che ho iniziato a scrivere. Sì, vabbè, qualcuno che è morto e gli altri che non accettano. Ah, guardate, questa casa era così dura che aveva bisogno di avere una mappa. Qui si sono prodigati addirittura a metterci una mappa. Madonna mia, che grande qualità. Qualità. Vediamo questa cassetta. Ragazzi, esigete sempre e solo videocassetti originali Walt Disney Home Video. Ciao Marty! Perché questa musica del dramma? Questo è pezzo. Non ruberesti mai un'auto. Non ruberesti mai un poliziotto. Ma mi è partita la musica da qui. La spengo. No, però era drammatica. Mi metteva un po' di dramma in più.
Ok, ah, Lilith ha nascosto qualcosa lì nel camino. Va bene, vabbè, ci sono i... ci sono gli scarafoni. Qualcosa nel camino. E dove l'ha nascosto? Qui dentro? Ah! Allora l'altro... ok, un foglio. Va bene, è una poesia di tormento. La chiave del bagno, va bene. Andiamo nella chiave del bagno. Permesso? Tesoro? Ma guarda come prima! Ragazzi, è uguale. Un po' dei coglioni rubare a un poliziotto. Dipende, magari il poliziotto è scemo. Che bel posto di sangue. Bel bagno. Posso andarmene via? Che... sì? Accendo la luce? No? Non posso? Sì, ho capito. Io che devo fare? Mi devo buttare nell'acqua? Non credo. Forse devo aprire l'acqua. No. Devo tirare qualcosa. Non capisco. Ciao, Calcuz! Il bagno nel succo di melograno fa bene alla pelle. Ma immagino di sì. La sub con Prime l'ho sempre fatta dal telefono. Sì, ma col Prime la puoi fare dal telefono. Aspetta che forse devo spegnere queste cose. Ah ah! Lo sapevo, sono troppo intelligente. La camera di Lilith. Sì. Vabbè, io non... mica... oh, saranno anche cazzi suoi. Cioè, ci sembra giusto. Si è chiusa in camera sua la ragazza. Lilith! Dai, a papà! A papà, non fare così! Lilith! Uè! E non ti nascondere, Dio mio! Sempre la stessa storia con te. Non volevi uscire, vero? No, un'altra cassetta. Ok, Lilith vuole giocare a nascondino. Ma io no. Poi c'è un disegno che mi ha fatto lì. Madonna mia, si illumina soltanto da un lato. Pii! Qui la luce del sole, proprio siamo sotto al sole. E qui nell'ombra. Sì, se tua figlia la chiami Lilith, un po' il cazzo è il tuo. Ma guarda, c'è pure l'orso cerca amico. Fra l'altro è l'orso di Toy Story. Lilith? Non ho capito. Allora, andiamo a vedere la cassetta. Dov'era il mio studio? Che non mi ricordo. Qua. È di nuovo la musica della tristezza. Tiè. Fatemi partire. Non accettate i falsi. Esigete sempre solo videocassette originali. Can we play hide and seek? Not right now, I'm working. Please? No, Lilith. We never play anymore. I just want to play hide and seek. Va bene, ma è Alan Wake. Ho messo la cassetta. Ho messo la cassetta. Ciao ed Alexa! Buon pomeriggio! Bentornos per 28 mesi nel fantastico mondo della figlia di tua sorella! Lilith! Da fe... ma è una scimmia! Ma comunque viene rende dal piede delle scimmie lei! Va bene, papà, ti seguo! Scusa ed Alexa, bentornaus per 28 mesi. Scendo. Uno, per accendere il dentifricio. Madonna, ma qua non si accende l'accendino. No, ragazzi, qui ho l'accendino piccolo. Era lo spada del tizio del gioco di prima. Lilith, dai a papà. Maronna mia, a papà ti devo lavorare. Ya, tesoro. Tacci tua. Ma ho lanciato. Vabbè, ho capito. Ma sono forti. Peruzzi! Dov'è? L'ho fatto. No, l'ho trasceso. Vabbè, trasceso. C'era qualcosa qui? No. Ah, sì. Dei painkillers. Forse ho bisogno di painkillers.
Anche qui ci sono dei pain cures. Quindi li prendo. Io prendo tutto quello che posso prendere. Ciao Lizzy! Ok, qua non posso passare con l'accendino, mi sa. Quindi spegnilo. Ah! Passo basso. Ah! Ah! E non posso passare. Quindi come faccio? Scusami, come faccio? Devo capire. Perché qua dice ancora play VHS. Però qui ci sono i tubi. Mannaggia buba, sta sedia. Qui non c'è niente. Sì, lui un po' gode. È un po' godurioso. Mica qui ci sono altri painkillers. No, c'è una palla. Lui cammina veramente malissimo. Come se gli avessero messo i piedi veramente nel fango. Forse dovevo passarci con l'accendino. Ragazzi, come ci passo? No camera. Ma non posso passare. Ah, ah. Non posso passare. Non si stirava benissimo le camicie. Lo so, raga. Ma infatti per questo l'ho citato. C'è qualcosa forse che devo utilizzare? Tipo qualche tubatura? Che devo stubare? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Spero che quei pain cures. Ma tua sorella fa la pick. Right click. Vai. Ma tua sorella fa la pick. Fa proprio la pick. Yeah. 3 ore per fare sta stronzata. 3 ore. Ora vedo un po' di palle per terra. Questa cosa mi turba. Posso dire che mi turba un po'? La questione delle palle. Comunque è inutile veramente questa luce. Veramente inutile. Spero di trovare qualcosa prima o poi. Oh, della musica. Ciao Metista. Bellissimo. Ok. Cioè, almeno prima la luce lì funzionava. Aha! Easy. Upstairs bedroom. Ok. Finalmente. Ah, funziona. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Sofficino e la mamma di Marta. Tanti auguri a te. Poi non dite che io non so cantare. Un disco che fa il carillon. Vabbè, magari l'hanno creato così. Bello. Allora, possiamo salire. Sì, posso usare la torcia, però non... Adesso c'è luce, quindi non possiamo... Non ci serve più. Ok. Amore? Amore? Una foto? Una foto? Una foto? Che abbiamo sviluppato? Non riesco a dormire, mangio appena. Non capisco come fai a scrivere le tue poesie e storie dopo quello che è successo. Vabbè, morta la figlia. Era creativa, sì, è morta la figlia. Vabbè, figlia morta, confirmed. Lilitta! Dai a papà! Oh, altri painkillers. Fatto che mi stia dando così tanti painkillers. Sì, chi è? Fotocamera. Benissimo. Devi fare delle fotografie dei nuovi dipinti che ha fatto. Falle prima di andare a scrivere nel tuo ufficio. Benissimo. Quindi dobbiamo fare le fotografie. E come faccio a fare le fotografie? Sì? Dovrei fotografare. Aspetta. 3 fotografie. Come faccio a fare le fotografie? Ok. Vediamo un po'. Bella, è venuta perfetta, meravigliosa, bellissima. E la prima è andata. Ci serve. Dove erano gli altri? Tesoro? Tesoro, dove erano i tuoi disegni di merda? Eccolo qui. Bellissima, bellissima. Ciao Zero. Fatta anche questa, mi manca. Qual era? Ce n'era un altro ancora che noi avevamo trovato forse giù. Ah no, questo. Però come cazzo lo fotografo? Voilà!
Questa è venuta un po' mossa, dai. Sì, questa è venuta un po' mossa. Fa niente. Però va bene, no? Che balle questa bambina. Non è che mo posso star lì. Devo fare altre foto, magari a questo? Che? Questo va bene? Sì, dai, si vede. Se la metti così si vede, una roccia luminosa. Vabbè, ragazzi, ma io non è che faccio il fotografo nella vita, io scrivo. Tesoro, le ho fatte! Tesoro? Oh. Lilith? Lilina? Liliana? Oh Cristo, dov'è quella bambina di merda? Non è che... Madonna, io che lancio le cose per aria ogni volta. Avevo altre chiavi? No. Però fra l'altro ho solo quattro rullini adesso, eh. E come faccio a switchare? Ah, così. Va bene. Fotoalbum. Belle. Belle. Ah, guarda lì. Ma ci sono altre delle... Ah, ci sono delle foto... Madonna mia, però mia figlia era veramente già Satana prima. Posso dire? Gigi, non ci conosciamo nemmeno. Chiudiamo, va bene, andiamo avanti. Cerchiamo dell'altro. No. Che belle le foto sulla cassetta. Sì, ma io vorrei capire dov'è andare a fare le cose. Ho trovato la casa dei nostri sogni. Madonna mia, cos'era questo dondolamento pelvico? Vorrei capire dove devo fare queste foto. Ah, forse devo tornare nel mio ufficio. Sì. Vediamo questi altri painkillers. Magari c'è qualcosa qui. No, c'è una mappa della casa. E che comunque non me ne faccio niente. Momenti di musica. Ma poi è bello che appena esco fuori, finita. Io provo a rifare la fotografia, però il punto è che appena prendo questo in mano... Ma sono io! Ma mi hai fatto veramente di merda! Ah, Lilitta! Ok, che devo fare? Take. Lilith! A papà! Ma mi hai fatto uscire veramente di brutto! Ma non si fa, ma vaffanculo. Ok, c'ho una. Che cosa c'ho in mano? Hai una luna in mano. Falla di nuovo. Però non credo che sia questo. Cioè, credo di dover fare tutte le foto di famiglia, forse. Questa non si vede proprio, ragazzi. Questa non si vede proprio, è inutile. Sto consumando tutto. Forse devo uscire. Lilitta? Fai la foto al dipinto di nuovo. Qui. A papà. Bella papà. Sì, che c'è? Devo entrare? Narnia? Che c'è qui dentro? Sì? Oh, right click. E che me ne devo fare di sta ballerina? Un Oscar? Non lo voglio. Devo prendere qualcos'altro? No, devo prendere la ballerina. E dove me la devo chiamare? Mi ha dato un Oscar la bambina. Tanto che ho fotografato bene. No, tesoro, ma io non me lo merito. Tesoro? Rifiutiamo l'Oscar come i veri ribelli. Ma io non ho capito dove devo andare, però. Non lo vo. No, abbiamo bisogno di mettere l'Oscar da qualche parte. Vabbè, io lo porto giù. Metti mai.
Tra l'altro sto vedendo il culo di questo co. Aspetta che rientro, eh. Ciao tesoro. Fotografare la statuetta? Ma non credo. No. Porca Eva, tra poco non la vedremo mai più questa statuetta. Mettiamola qua. Ecco. Bella. Aspetta che forse sta scritto. Ok, la music box ballerina, la nascosta nel suo guardaroba. Ok, quindi c'è una music box. Ma porca Eva! Sta balle... Ma perché questo... Ma perché? Questo meccanismo di merda. Dov'è la music box? Music box? Io non l'avevo... Madonna, lui è tutto sblurrato ormai. Un uomo che ormai è tutto uno sblurro. Io non vedo niente qui. No. Non vedo niente. Sì, la music... Il carillon. Però noi abbiamo un carillon. Abbiamo visto un carillon da qualche parte. Magari in camera nostra? Ma perché adesso vedo sblurrato? Qual è il mio problema? Qui dentro? Ah-ha! Lo sapevo. Lo sapevo. Umamme Bumba! Sono morta! Chi è questo signore? Chi è questo signore? Chi è? Mi nascondo! Non ci sono! Non è vero, non esisto! Signore, mi lasci! Quanto alto! You're dead! Verdura di nuovo! Ma porca miseria! Niente, amici, siamo pieni di verdura. Vai nell'ufficio subitissimo, devo entrare lì dentro. Sembra un cattivo di... No, era Moon Knight! Era veramente Moon Knight! Verdura, verdura, verdura! Mi piace bere la verdura. Chiudi la porta, credi? Chiudi sta porta, spaccimma. Buon compleanno! Fatto. Mommy, can I go play outside? Sure, sweetie. Just be careful. Your father is trying to tame some of the corn. La bambina comunque okay. Sì, era un po' storta. È andata a giocare fuori. I didn't mean to. E che ho fatto io? Cosa ho fatto io? Non ha soffiato nemmeno la candelina. Ah, Lilith. Attenzione! Attenzione! Federico Totti! Ma vaffanculo! Mario Nesta! Vabbè, ho capito, ma mettimela un po' più al centro. Dov'è si mette? Dov'è la palla? Aspetta, ho perso la palla, un secondo, fatemi ritornare di là. Federico, perché non si chiama... Ah, Francesco, non Federico. Vabbè, uguale, ragazzi, con la F comunque. Va bene. Come si chiama Messi? Veronel Messi! Ho capito. Oh, vedi. Vedi. Lionel. È uguale. Meronel. Era la stessa cosa. Sì? Mamme Pompea. Lascia stare i calciatori. Va bene, scusate. Sì? Oddio, di nuovo i preti. Sono qui. Oh. Oh no. Oh no. No! Ma gli ha spento le candeline. Il coro di Sant'Antonio.
Vi devo dire, ciao scorreggione, manco la torta ci ha fatto mangiare. Vi devo dire che veramente oggi sembra che li ho scelti apposta.